La città di Gela ha sofferto e sta soffrendo un momento difficilissimo per la perdita di lavoro di tanti nostri fratelli e sorelle. Ho visto che per certi versi le luci che si erano elevate in un certo momento si erano accese anche con una certa focosità. Abbiamo fatto anche un momento, un corteo, se tutti ricordano. Adesso sono calate. Sono entrate, non vorrei dirlo, nel dimenticatoio. Vedo che la città su questo problema non è unita. Allora portare la croce di Gesù vuol dire concretamente condividere il fatto che 50, 100, 200 persone della nostra città o del territorio stanno perdendo il lavoro. E quindi anche se il problema non ci tocca, perché il mio lavoro ce l'ho, da un punto di vista cristiano e comunque da un punto di vista della nostra devozione a questo momento così importante della sofferenza di Gesù, noi non possiamo fare finta di niente. Cosa si può fare? La comunità ecclesiale si sta muovendo perché vuole promuovere dei forum, dei laboratori, perché si possa sollecitare soprattutto i giovani nell'inventare e creare lavoro. Poi la solidarietà che nasce anzitutto dalla preghiera, dall'affetto, dall'attenzione, dal momento in cui, se c'è un raduno, tutti quanti si impegnino a partecipare. Abbiamo celebrato una messa proprio perché questa situazione non accadesse, e speriamo che non accada, speriamo che il Signore ci aiuti a trovare delle strade. Ma io mi sono trovato in questa celebrazione di messa sì e no un centinaio di persone, quando la nostra cittadina fa 80.000 abitanti. Questo momento è un momento importante, perché la nostra città, così come siamo attorno oggi a Gesù, dovremmo esserlo nei momenti in cui anche una sola persona della nostra città si trovi a vivere un problema serio. Ho fatto il riferimento al lavoro. Portare la croce dei nostri giovani è un altro aspetto di questo portare la croce di Gesù. Portare la croce dei nostri giovani vuol dire dare speranza, ascoltandoli, aprendo con loro un dialogo. A volte non abbiamo, è vero, soluzioni, però il fatto stesso che ci mettiamo lì, disponibili, ad ascoltarli, ascoltare le loro angosce, le loro situazioni difficili, i loro sogni che sempre più vanno dissolvendosi. Attenzione, li aiutiamo ad uscire fuori da quelle condizioni di mala vita in cui purtroppo spesso essi cadono. Vogliamo anche omaggiare la Madonna. Noi siamo tutti devoti della Madonna. La città è consacrata alla Madonna dell'Alemanna. Chiediamo a lei che ci faccia convincere della verità del portare la croce.